Benvenuti a questa edizione in diretta dello ISTG, edizione speciale. Oggi ospite in studio con noi il professor Valerio Cervelli, direttore del reparto di chirurgia plastica, Università di Tor Vergata di Roma. Buongiorno, Buongiorno. professor Cervelli. Allora, parliamo di rinoplastica secondaria. Ogni anno circa in Italia vengono eseguite 20.000 rinoplastiche, quasi tutte con esito positivo. Ma può accadere che il paziente non sia pienamente soddisfatto, e qui deve rintervenire. Allora, perché innanzitutto, professore, una rinoplastica? Può riuscire male? Allora, a volte può dire che riesce male non è corretto, a volte il problema può essere che non c'è una completa soddisfazione del paziente rispetto alla qualità del risultato. Perché eh, una volta uno andava dal chirurgo e diceva: Mi rifaccio il naso, e grosso modo si accontentava viceversa, oggi il paziente. Giustamente peraltro è molto più esigente rispetto a qualche tempo passato, rispetto a qualche anno fa. Mi ricordo i miei maestri mi dicevano: ricordati che probabilmente tra vent'anni il naso che si fa oggi non è quello che andrà bene tra vent'anni. Oggi il risultato un, che si ricerca è un risultato bello, eh, adeguato a quel volto e naturale, nel senso che il sargical look, la mano del chirurgo non deve essere visibile, ma allo stesso tempo il risultato deve essere di altissimo livello. Questo fa sì che si siano moltiplicati ormai gli i reinterventi, specialmente sulla rinoplastica e specialmente eh, in un campo eh, minato, eh, a volte molto spesso il chirurgo sente l'aspettativa del paziente altissima dietro quello che fa. E quindi rimettere mano poi su un naso già operato è un problema perché mentre già la rinoplastica primaria rappresenta alcuni, un problema importante dal punto di vista tecnico, la rinoplastica secondaria è una rinoplastica che prevede l'uso di innesti cartilagini quindi presi dallo stesso setto nasale, oppure dalla cartilagine dell'orecchio, dalla cartilagine costale, e prevede ovviamente una manualità e una capacità di problem solving, di risolvere i problemi, nettamente superiore. C'è da dire, peraltro, che ci troviamo di fronte a un fenomeno importante che fa sì che ci sia anche una litigiosità medico-legale molto rilevante proprio da mettere in relazione alle problematiche della rinoplastica. Insomma, ci sembra di capire, professore, che la rinoplastica secondaria è un intervento molto più diciamo, delicato rispetto al primo come tutti gli interventi secondari, cioè sono quegli interventi in cui bisogna andare a rimettere mano su un campo operatorio che porta già il vizio delle precedenti tempi chirurgici e che quindi prevede una padronanza eh, dei tessuti eh, superiori e soprattutto la possibilità di mh, programmare un intervento prima ma poi di trovarsi di fronte a determinate variabili che possano far sì che uno deve essere pronto eh, a numerose tipologie di tecniche. Questo è quello che dico sempre che non dobbiamo peraltro sia in questo che in altri campi adeguare il paziente alla nostra tecnica ma dobbiamo adeguare le nostre tecniche alle problematiche del paziente per quello io in genere diffido quando eh, sento chirurghi che parlano, molti colleghi io faccio soltanto la rinoplastica aperta oppure io faccio soltanto la rinoplastica chiusa cioè non è un concetto a priori a cui il paziente deve essere sottoposto ma noi dobbiamo adeguare le nostre tecniche, io lo dico anche in qualità, questo lo dico anche ai miei studenti in qualità di direttore della scuola di specializzazione Dobbiamo adeguare la tecnica al problema che ci troviamo davanti per provare a risolverlo nel migliore dei modi. Ecco. Quali sono, lei ha ricordato, intervento con tecnica aperta e chiusa? Quali sono le indicazioni per una e per l'altra? Diciamo che i reinterventi molto spesso necessitano eh, di una tecnica aperta, non solo perché si vede meglio, eh, ma perché dovendo fissare degli innesti cartilaginei, quindi prelevati, come dicevamo prima, dalle orecchie piuttosto che dalle costole, ci troviamo di fronte alla problematica di immobilizzare, di fissare alla perfezione questi innesti che devono andare a ricostruire non solo. La struttura del naso, ma anche la sua mobilità, questo lo dico per i pazienti. Non so se fate caso, che quando inspiriamo profondamente, cioè il naso si muove il naso muovendosi fa sì che ci sia bisogno eh, di una compliance, quindi che eh, è un tessuto eh, elastico e quindi deve essere mobile e deve ad esempio sotto la respirazione forzata dilatare le narici e non viceversa, molto spesso ci troviamo di fronte a narici iper resecate che quindi si restringono e quindi collassano durante la respirazione forzata, ecco e qui Viene evidente quella che è la problematica centrale, che il naso, e questo lo dico anche per i miei amici otorini, non è soltanto l'organo eh, dell'estetica del centro del viso, ma è anche l'organo della respirazione: anzi, è il primo filtro per l'aria che noi andiamo a respirare. Quindi, una buona respirazione ci eviterà problematiche anche più gravi in termini di salute, la cosiddetta Sleep Apnea Syndrome, cioè le sindromi da apnea notturna molto spesso. Spesso sono figlie di una cattiva respirazione nasale e sappiamo bene quanto siano rilevanti in termini proprio di ipossigenazione, quindi anche di creazione di malattie cardiovascolari nel tempo. Quindi, una buona respirazione è, è senz'altro auspicabile in questi casi, quindi non soltanto bello esteticamente, ma bello esteticamente e ben funzionante proprio ai fini della respirazione, dove non ci deve essere una iperresezione di turbinati. Oggi, molto spesso, se andiamo sui social network, ci sono addirittura delle associazioni di pazienti affetti da, eh, da eh, problematiche dei turbinati, i cosiddetti eh, eh, dry nose, quindi eh, il sindrome del naso secco, che tra l'altro non ci inventiamo niente, era lo zena di antica natura, che insomma dico soltanto che era riconosciuta anticamente dal Tribunale della Sacra Rota come un motivo valido per l'allunamento del matrimonio, proprio perché ha problematiche funzionanti con eh, croste, maleodoranti importanti, quindi figlia di una chirurgia nasale eccessivamente aggressiva, quindi chirurgia funzionale nel rispetto dei turbinati, chirurgia del setto e anche chirurgia estetica, il naso, diciamo, il bilancino del nostro volto. Professore, come riconoscere per i nostri telespettatori un chirurgo plastico esperto e far sì insomma, che non si debba paricorrere una neve plastica secondaria? Allora, eh, premesso che la complicanza è parte integrante dell'intervento chirurgico. La chirurgia non è una scienza esatta, quindi dobbiamo distinguere spesso tra errore compiuto dal chirurgo e complicanza legata a un problema che è insorto durante l'intervento. Riconoscere la persona valida eh, prima dell'intervento è abbastanza difficile. Diciamo che ci si potrebbe rivolgere a delle a, diciamo associazioni tipo la, quella della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica che annovera tra i propri eh, soci soltanto chirurghi specialisti. Eh, bisogna ovviamente eh, chiedere sempre più di un parere, a mio modo di vedere, e consultarsi con più chirurghi, mai prendere eh, soltanto per oro colato quello che dice eh, una persona e soprattutto chiedere garanzie. Al chirurgo e chiedere spiegazioni su perché vengono fatte determinate cose, quindi, quello sicuramente può aiutare. Anche se poi eh, ovviamente mh, è importante rivolgersi a una persona che operi in strutture adeguate, che faccia perlomeno una notte di ricovero, quindi vietato fare questi interventi in eh, strutture ambulatoriali improvvisate, cucine di appartamenti trasformate in sala operatoria, ma bisogna fare sempre questi interventi nelle stesse sale operatorie dove si opera eh, anche in, per interventi di chirurgia eh, generale piuttosto certo. che di altra chirurgia. Non, io diffido sempre della chirurgia estetica dedicata, nel senso che la chirurgia estetica è, come ho già detto altre volte, proprio in questa trasmissione, è la punta avanzata della chirurgia verso l'estetica e non viceversa, quindi va fatta con determinate garanzie, con un anestesista in una sala operatoria e chiedendo per l'appunto spiegazioni adeguate. Perché no? Magari chiedendo più di un parere. Certo. Ecco, tornando a monte, professor Cervelli, quali sono gli esami da eseguire per una corretta diagnosi, in questo caso di, per effettuare una rinoplastica? Allora, di fronte a una rinoplastica secondaria bisogna fare una serie di fotografie nel preoperatorio e discutere anche col chirurgo della qualità del risultato e del tipo di risultato che si, a, al quale puntiamo. Dovendo affrontare una rinoplastica secondaria bisognerebbe fare come anche nella rinoplastica primaria, un esame rinomanometrico, una accurata valutazione e con una visita accurata da parte del chirurgo, anche perché no, con ausilio di fibre ottiche per andare a vedere bene se ci sono delle problematiche particolari. E laddove se ne ravvisi la necessità, e specialmente nella rinoplastica secondaria, a volte fare un esame eh, TAC, anche senza mezzo di contrasto, un esame di tomografia computerizzata che in qualche modo ci fa vedere esattamente qual è l'anatomia alla quale ci troviamo di fronte, ci fa verificare che non ci siano magari dei problemi di sinusite mascellare o che non ci siano delle problematiche di altra natura concomitanti, tipo eh, per l'appunto patologia dei seni minori e quindi patologie etmoidali che vanno adeguatamente indagate. Professore, in genere una riteplastica secondaria viene affidata a un chirurgo diverso da quella che ha eseguito il primo intervento, è così? Beh, molto spesso il paziente è insoddisfatto che si rivolge ad altra persona e, soprattutto, eh, che ad esempio ehm, si consulta col medico di famiglia o va eh, a valutare il problema da un otorino all'ingoiatra che magari lo indirizza correttamente verso un chirurgo che fa rinoplastica secondaria. Sicuramente il paziente al secondo intervento arriva più informato rispetto al primo perché è molto spesso scottato rispetto al primo. Anche se, come dicevo, l'errore può capitare a tutti, a me st io stesso. In una certa percentuale faccio dei ritocchi sulle rinoplastiche che vado a fare, questo è normale perché ovviamente il nostro primo obiettivo è la soddisfazione del paziente e a volte facendo un piccolo ritocco raggiungiamo il massimo della soddisfazione da parte del paziente, quindi perché non fare anche un piccolo ritocco? Certo, ecco, in ultima analisi professore, il paziente cosa deve chiedere al chirurgo plastico di riferimento prima di effettuare un intervento di estetica? Quali sono le regole base per far sì che non si incorrano poi delle sorprese secondariamente? Ma magari non fidarsi del parrucchiere eh, che consiglia il chirurgo, ma piuttosto del medico di famiglia, eh, magari non fidarsi eh, di un chirurgo che sia eccessivamente giovane, eh, ma chiedere garanzie rispetto a quello che è la formazione eh, di questo chirurgo e magari perché no? Ehm, parlare adeguatamente con la persona e se sorgono dei dubbi chiedere un altro parere. Bene, ringraziamo il professor Valerio Cervelli, ricordiamo direttore del reparto chirurgia plastica dell'Università di Tor Vergata di Roma, nonché direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica, si conclude qui questa nostra lezione per gli STG, grazie professor Cervelli, arrivederci a domani grazie per una nuova lezione.